Come detto in questo video, per piazzare i livelli a una distanza specifica dai bordi, ho utilizzato lo strumento a linea con selezionato all'obiettivo livello attivo. Ma potrei farlo anche con una selezione. Allora, con una selezione, vedete? Allora, vi faccio vedere come fare. Ovviamente adesso non sarò preciso come nel precedente tutorial. Effettuo una selezione. Ok, seleziono lo strumento a linea, piazzo la selezione, cioè praticamente il livello sarà allineato all'obiettivo selezione. Ok? Allora, adesso seleziono il livello superiore, devo stare fuori dai bordi, eccolo qua. Ecco, guardate, è selezionato. Ok. Ecco, e lo piazzo, che ne so, in alto. Eccolo qua. Che ne so, a sinistra. Vedete? Viene giusto piazzato dove ho detto, viene agganciato alla selezione. Adesso ci selezioniamo il livello di sotto. Eccolo qua, selezionato, e lo mettiamo in basso, a destra, agganciato alla selezione. Questo è un altro metodo, non il metodo, ma un altro. Ok? Ciao.